Si è tenuta questa mattina l'assemblea della Camera Penale Alfredo De Marsico presso il Tribunale di Lago Negro, presieduta dall'avvocato Camillo Celebrano. L'occasione è servita a fare il punto della situazione verificatasi dopo la soppressione del Tribunale di Sala Consilina e l'accorpamento con quello di Lago Negro. Nel corso dei lavori, ai quali hanno partecipato numerosi avvocati, si è proceduto alla presa d'atto di 30 nuove adesioni provenienti tutte dal foro di Lago Negro, che irrobustiscono così la Camera Penale Alfredo De Marsico, già operante da oltre 16 anni ed affiliata alle Camere Penali Nazionali. Ma quali sono le novità sul ripristino del Tribunale di Sala Consilina? Lo abbiamo chiesto ad Angelo Paladino, dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Gli ultimi giorni ci sono state novità importanti che fanno seguito al nostro intervento sull'onorevole Simone Valiante. Abbiamo chiesto un intervento suo, lui è venuto, abbiamo fatto il sopralluogo insieme al Lago Negro, le carte sono andate con le fotografie sul tavolo non solo del ministro della commissione per la revisione della circoscrizione giudiziaria, ma anche del Consiglio Superiore della Magistratura. L'interrogazione parlamentare firmata da Simone Valiante e da altri parlamentari oggi è all'attenzione del ministro perché le criticità sono aumentate e credo che ci sono anche seri problemi nel mantenere le strutture aperte, e che nei prossimi giorni, ripeto, dopo l'incontro con il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vietti, ci potranno essere sicuramente dei risvolti e aspettiamo innanzitutto l'ispezione ministeriale sulle sedi di Lago Negro, che sono assolutamente insufficienti e inadeguate. A noi serve che riapra il battente di Sala Consilina e si riprenda l'attività in questa sede. Intanto il ministro della giustizia Andrea Orlando ha ripristinato il funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari, Portoferraio e Ischia.